Voglio iniziare questo video con una citazione di Vincent van Gogh. I pescatori sanno che il mare è pericoloso, le tempeste terribili, ma non hanno mai considerato questi pericoli ragioni sufficienti per rimanere a terra. Veramente una citazione spettacolare. Ma come fanno i pescatori a salpare in mare senza il Finder Jerk 110? Eccolo qui il nostro Finder Jerk 110. Si tratta di un'esca realizzata con un'armatura passante in acciaio inox. È un'esca della Molix. Punta un'armatura passante in acciaio inox e si distingue per il suo movimento molto vibrante e ha un assetto veramente bilanciatissimo. È efficace nelle presentazioni finesse in mare perché imita comunque un lattarino presente sia in acqua dolce che in mare, e in mare si utilizza per i predatori di piccola taglia, mentre in acqua dolce comunque per predatori anche di taglie relativamente grandi. Possiamo utilizzarlo sicuramente per gli aspi, per i lucci, per i bass, per i reali, per le spigole, per le ciotte, per veramente tantissimi pesci. Veramente, insomma, è un'esca straversatile e soprattutto strautile, insomma. Con un recupero regolare ha un nuoto veramente bellissimo, perché appunto è un jerk minnow, quindi tende comunque ad avere un nuoto di un minnow anche se è recuperato regolarmente. Ma quando gli si danno delle gercate veramente vigorose assume veramente un nuoto ancora più stupendo di quello che può avere recuperato regolarmente. È un jerk slow sinking, 11 cm, 9 grammi di peso, e diciamo lo si può utilizzare da una profondità di 50 cm fino a una profondità di 1,30 m circa. Allora ragazzi, il Finder Jerk 110 è sicuramente un'esca che bisogna avere in cassetta. E altrimenti? Altrimenti si cappotta! Ma che sul serio stai dicendo? Aspetta un attimo. Pronto? Sto parlando con il negozio di pesca, tutta pesca. Sì, volevo sapere se vi era rimasto il Finder Jerk 110. Ah, vabbè, fa niente. Ciao ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mettete un like, commentate, condividete e ovviamente iscrivetevi al canale. E io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ah, e mi raccomando, andate a pesca!